Nel 1431 d.C., durante il regno del re Boro Marracha Tirrat II, il regno di Ayutthaya si impossessò del territorio di Sukhothai. Estese il suo potere sino alle alture, verso est. Dopo un assedio di 7 mesi, il regno di Ayutthaya catturò la città divina. 1 anno e 3 mesi dopo, prendete il ragazzo!
Fermatevi! Il prossimo combattente! Lasciami! Ti darò una possibilità, ragazzo. Vediamo se riesci a sopravvivere. Thank you.
La tua vita è nelle tue stesse mani, ragazzo. È lui il ragazzo? Esatto, padre Shengpa. Ho visto i suoi occhi mentre combatteva. Mi ha ricordato qualcuno. Nemmeno gli spiriti osano, il suo destino è potente. Con le sue potenti mani, ogni volta che avrà un'arma, con queste mani conquisterà il mondo. Io sono Chernang, il re di tutti i banditi qui a Garuda Wincliff. Sono rimasto sbalordito dal tuo combattere coraggioso con quel coccodrillo. Se vuoi allenarti nell'arte delle armi e nelle arti marziali, puoi restare qui. Ma se non vuoi, ti lascerò andare. Non ti ostacolerò.
Unisci il tuo corpo e la tua anima. Assimila le regole del combattimento. Poni la tua mente sulla via del potere. Questo è ciò che devi compiere. Ogni arma ha le proprie forze e debolezze. Corta o lunga. Affilata o non. Morbida o dura. Pesante o leggera. L'arma è la sola forma tangibile del potere. Chiunque riuscirà a fondere il suo corpo e la sua anima con essa, possiederà il più grande potere sulla Terra. Il mondo si inchinerà dinanzi alla tua forza. Sono Chernang, il re bandito a Garuda Wincliffe. Io ti ho donato una nuova vita. D'ora in poi, cerca di ricordartelo sempre. Tu sei uno di noi, i banditi di Garuda Wincliffe.
La sua prova di destrezza, abilità e ingegno tien la superata. La prossima prova che dovrà affrontare sarà la più importante, le arti marziali.
questo ciò di cui parlo, figliolo. Questo posto metterà a dura prova il potere della tua mente. Aiutami! Ti prego, aiutami! Aiutami! Aiuto! Non avere paura. Sono qui per aiutarti. Ti tirerò fuori di qui. Vieni con me. Io ti aiuterò. Non avere paura. Non avere paura. La tua vita è nelle tue stesse mani, ricorda. Uccidere qualcuno, essere spietati, è l'ultima cosa che un capo deve sapere. Mio popolo, miei figli, gli spiriti nel cielo hanno cavalcato la grande zanna nera affinché diventasse finalmente il re di tutti gli elefanti. Questo sacro animale porterà grande prosperità alla gente e alla comunità di questo paese. Da questo momento, io, Chernang, qui proclamo che d'ora in avanti in tutte le nostre invasioni sarà Tien a sostituirmi come capo.
Perché non mi ha insegnato le arti delle armi? Non voglio studiare le arti della danza. Non voglio andare. Voglio stare con te. Devi studiare, così crescerai e diventerai un grande uomo. Devi credermi. Mostra rispetto al maestro Bua. Avete fatto un lungo viaggio. Venite con me. Sono più di 3 mesi che Ayutthaya ha preso il controllo dei suoi stati vassalli. La situazione nella capitale è ancora in pieno caos. Ma il principe ereditario si comporta in modo impetuoso. Mi ha ordinato di reprimere ogni ostilità nei territori dei protettorati. Perché Ayutthaya ha tanta fretta di espandere il suo potere? Perché Lord Rajasena, capo dell'esercito reale, non si è ribellato al principe ereditario? Ogni dettaglio è stato partorito dalla mente di Lord Rajasena. Il potere è davvero mostruoso. Ma ancora più mostruosi del potere sono coloro che ne abusano. Questa terra brucerà. In ogni suo angolo ci saranno persone che soffriranno. In questo momento di incertezza ci sei solamente tu in questa terra lontana a cui io possa affidare la preziosa vita di mio figlio. Maestro Bua, mi sento come se mi avessero strappato il cuore. Che tu possa avere pietà di me e riguardo e cura di lui. Farò del mio meglio. Abbiate cura anche di voi. Muesri, Luan Krai, riportateci indietro. Sì, signore. Mi chiamo Pim e sono un'orfana. Il maestro Bua mi ha allevato da quando ero piccola. Che mi dici di te? Mio padre è Lord Siadecio, uno dei 4 comandanti dell'Est. Ho detto a mio padre che voglio studiare armi e arti marziali. Diventerò un grande guerriero, come mio padre. Non capisco perché mi ha mandato qui a studiare l'arte della danza. Come combatterò un domani? Brave, così. Flauto rauco. Mi prudono, anche tu ti stai grattando. Perché ti stai grattando? Ce l'ho anch'io. Lo stesso, tiralo. Lo tiro anch'io. Girati, girati.
Se n'è andato. È andato via. Andato. Tien, pensi che se diventerai un maestro nelle armi, potrai portare la pace nel nostro paese? Penso solo che le armi possono aiutarmi a proteggere me stesso, a sostenere gli onesti e a combattere i malvagi. Questo dovrebbe contribuire alla pace. Già, ben detto. Tien, ci sono vari tipi di armi nel mondo. Quale vuoi imparare a usare per poter aiutare la tua patria? Non devi rispondermi subito. Che inizi la tratta degli schiavi! Ancora!
Ti prego, risparmiami la vita. Non voglio morire. Ho il denaro, ho gli schiavi, ho tutto. Tutto quello che vuoi puoi averlo. Bene. Ti darò una possibilità. La stessa che mi hai dato tu. Gettatelo ai coccodrilli! No! 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 Non voglio morire! No! No! Non voglio morire! Liberate gli schiavi! Hai salvato la mia vita. Grazie. Grazie. Vieni, amore mio. Starei via. Stai davvero andando via, Tien? Con chi giocherò se te ne andrai? Non ti lascerò andare. Non ti lascerò andare. Non andare, non andare, Tien. Non ti lascerò andare. Non preoccuparti. Tornerò molto presto. A presto, giovane maestro. Non abbiamo tempo. Ora devo andare. Tien! Abbiamo tanta fretta! Luan Krai! Dove porti il giovane maestro? Come osi oltraggiare il comandante? Sei un traditore! Yeah!
Ti manderò a servire il tuo maestro all'inferno! Rajasena, sei un vigliacco traditore! Uccidilo! Prendete il ragazzo! E così hai fatto la tua scelta. Il giorno in cui ti ho incontrato al pozzo dei coccodrilli, mi è tornato alla mente qualcuno che conoscevo. Quel qualcuno ero io quando ero giovane. Quel giorno i tuoi occhi erano bruciati dal sole, ma risplendevano illuminati dalle fiamme della rabbia. E oggi quelle fiamme stanno ancora illuminando i tuoi occhi. In verità, ero quasi tentato di chiederti di diventare il re bandito oggi. Ma poiché stai già meditando qualcosa, dovrai prima terminare ciò che hai in mente. Io, insieme agli altri a Garuda Wincliffe, aspetteremo il tuo ritorno con pazienza. Thank you.
mi rivolgo a voi, rispettabili governatori, ministri, consiglieri reali, e anche a voi, miei audaci comandanti. In questo momento, il cielo ci serba un periodo favorevole. E in qualità di primo monarca della grande dinastia di Garuda Deva, darò inizio al sacro rituale per rendere omaggio al monumento divino, così che esso possa rimanere in eterno l'unico simbolo del potere della grande dinastia di Garuda Deva.
per mia madre. Guardie! Questa spada è per mio padre, Lord Siadecio! Guardie! Padre Chernang! Sono tornato!
Ah!
Il mio nobile sangue non darà da bere alla tua spada. Non sprecate il vostro vigore, mie guardie. C'è qualcuno che aspetta impaziente di ucciderti. Il clan di Siadecio è stato finalmente eliminato. L'unico rimasto vivo è suo figlio. Ed è esattamente qui, a terra. Per adesso ti affretterai a terminare ciò che ancora mi devi. Non torna indietro sulla parola data. Vostra maestà deve mantenere la sua promessa e mettere in salvo e proteggere la vita del mio popolo. Che io viva oppure muoia. L'uomo in nero che è lì davanti ai tuoi occhi è colui che ha ucciso tuo padre. Uccidilo. Prova a ucciderlo! Fallo, se ci riesci. Ribelle, il tuo clan merita di essere sterminato! Se avessi saputo che eri uno di loro, ti avrei ucciso tanto tempo fa! Sono io che ho tagliato la gola a tuo padre! Lascia che io ripaghi la vita di tuo padre con la mia, caro figlio mio. Portatelo via! Ma non lasciatelo morire troppo facilmente. Torturatelo e fategli provare tutto il dolore che si merita. Assicuratevi che soffra fino al suo ultimo respiro. La vita di Tien è giunta alla fine a causa del suo karma negativo. Ma se riuscirete a cristallizzare le vostre menti e unirle, il potere della nuova fede potrebbe prolungare la sua vita e rimuovere la maledizione dal suo karma.